Thank you for watching. Un saluto a voi tutti, l'editoriale di questo giovedì 15 settembre. Vi ringraziamo di essere sintonizzati con l'emittente televisiva Telemaghi. Diversi gli argomenti quest'oggi, dobbiamo essere veloci e più sintetici delle altre volte perché subito, di me, subito dopo questo mio intervento andranno in onda le interviste realizzate alla portavoce regionale del Movimento 5 Stelle. Puglia, intendiamo, Regione Puglia, Antonella Laricchia ed è il portavoce locale di Accogliere delle Fonti, Domenico Maurizio. L'argomento è rifiuti, eh, quindi tutto quello che lievita attorno a questo argomento importante, in particolare per gli acquavivesi che in questi giorni stanno ricevendo gli avvisi di pagamento, queste famose cartelle con delle belle cifre, ma proprio bellissime. E allora, Velocemente, non si vive solamente di piccoli problemi o grandi problemi, ce ne sono tanti e basta andare un po' in giro per la propria città, Acquaviva, San Michele, Cassano, Sant'Eramo, Gioia, Putignano, Roma, Napoli, dappertutto naturalmente. Basta farsi una passeggiata e si notano i piccoli problemi, si incontrano le persone e si conoscono i grandi problemi, si vive in quel quartiere e se ne conoscono degli altri. Quindi è indispensabile che il politico per risolvere i problemi debba vivere le problematiche, debba vivere nei quartieri, debba passeggiare nei quartieri, debba parlare con le persone e debba abbassare le barriere. Le barriere possono essere di natura culturale, sociale, politica e di che altro? A tante sono le barriere. E perché in periodo di campagna elettorale queste cadono? Perché vengono casa per casa? Perché ci offrono il cappuccino, la brioche, il tè, il cornettuccio, il cornettino, la crema, il pranzo, il panzerotto? O, oh, laddove ci hanno promesso di essere diversi dagli altri, perché? Il grasso che cola è terminato, non ci sono più panzerotti, non ci sono più cornettini, non ci sono più pranzi, ma ci hanno promesso degli obiettivi da raggiungere. E i cittadini ci hanno creduto, perché credono alla politica, credono all'altro essere umano, credono all'altra persona che hanno di fronte. E allora l'amico Francesco scrive pensiero scolastico siamo giunti a metà settembre, inizia la scuola, lui lo fa il 15, se lo fa qualche giorno prima, il 13 settembre, questo pensiero, ma c'è chi amministra, chi è assessore, chi ha la delega all'istruzione, alla scuola, chi presiede il territorio dal punto di vista politico, amministrativo, che questa domanda, questo pensiero scolastico è una sua finalità, un suo obiettivo, cioè, non deve, non, cioè va a letto la sera col pensiero scolastico e si rialza la mattina col pensiero scolastico, e allora vediamo se quanto ha scritto Francesco è anche il pensiero dell'assessore, del sindaco, di un consigliere comunale, di maggioranza e di minoranza, eh sì, perché non è che perché si... Gli elettori hanno detto ad alcuni consiglieri, fate parte della minoranza, non debbano vedere, sentire parlare, interrogare, emozionare con le emozioni. E quindi scrive l'amico Francesco, dedicato al sindaco, alla giunta ed a tutti i consiglieri comunali. Ci piace, ci piace l'amico Francesco, perché si è alzato col buon pensiero, ha tolto dello spazio alla moglie, ai figli, agli amici, agli altri per preoccuparsi, per dedicarsi al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali. Grazie, Francesco. E scrive: Alla scuola primaria, ogni anno degli scorsi tre anni vi è stato un sostanziale aumento del costo della mensa. Ogni anno vi è stata un'autogestione economica genitoriale per far fronte alle piccole e grandi esigenze della scuola in maniera privata. Oggi, alla prima riunione per la preparazione al percorso scolastico della scuola elementare, apprendo, sgomento, che il comune non ha ancora provveduto all'acquisto degli arredi scolastici per le prime elementari della scuola Collodi, i banchi. Ma scherziamo? Allora penso fortemente che qualcuno dovrebbe seriamente pensare che non è assolutamente in grado, capace di governare, o peggio ancora, non è assolutamente capace di selezionare e finanziare le priorità del nostro comune? Non vorrei strumentalizzare alcunché perché non mi interessa, prima o poi ti bannano, Francesco, sì, prima o poi ti bannano e ti cacciano da quel gruppo chiuso, mi permetto di dire se continui a scrivere in questa maniera. Ma penso, continua, che prima di spendere o sperperare soldi pubblici ad opere che potrebbero potenzialmente avere un perché. Non si sa quando, ma si spera o lo si spera che lo abbia nei confronti di Ma. Si dovrebbe invece pensare e non sperare di spendere i soldi pubblici alla scuola pubblica, che di pubblico ormai, anno dopo anno, ahimè, gli rimane ben poco. E che solo grazie alla volontà, alla passione, all'abnegazione ed alla tenacia dei dirigenti del corpo docente che ringraziamo anticipatamente ed in ultimo al contributo temporale ed economico dei genitori che devono e dovranno tutto assieme, sinergicamente farsi in quattro per garantire il regolare inizio delle attività scolastiche pur se in maniera ancora molto precaria. Quattro punti esclamativi. Mi auguro e penso, ci auguriamo un po' tutti per il futuro scolastico e non solo dei nostri figli, che al più presto si abbiano risposte concrete e non slogan come fino ad oggi accaduto, ma, economiche, de, de, ma economiche dai nostri carissimi amministratori comunali. Attendiamo speranzosi gli, ou, gli euro, possibilmente, insomma i soldini, e visto che cerchiamo sponsor privati, vi propongo di partecipare con parte dei vostri emolumenti e sopperire alle esigenze, anzi, descritte. Sopra descritte, insomma. Se il buongiorno si vede dal mattino, nelle scuole acquaviresi è notte fonda. Ottimo pomeriggio! E che cavolo, che razza di ottimo pomeriggio! Inizia proprio male. Inizia proprio male, sì perché un'altra amica, coraggiosa, prima o poi barre, banneranno anche lei, dice si sa qualcosa circa la riapertura della biblioteca anche negli orari pomeridiani per noi studenti, saremmo in tanti a voler ricevere notizie a riguardo. Alla faccia della trasparenza, mi permetto di dire, ma la scuola media Lucarelli. È aperta, non è aperta. Niente, il 13 settembre il dirigente scolastico, professoressa Anna Maria Bosco, decreta, e ve lo leggo il documento, considerato che il presso... Antonio Lucarelli di scuola secondaria di primo grado, accorpato dal 1 settembre 2016 nel nuovo istituto comprensivo Caporizzi Lucarelli di Acquavia delle Fonti, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica regionale, risulta a tutt'oggi formalmente consegnato alla ditta Edil San e Global Service SRL di Acquaviva, ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria commissionati dall'ente comunale. Considerato che l'inizio dell'anno scolastico come da calendario scolastico regionale è fissato per il giorno 15 settembre, oggi, avendo già presentato in data 5 settembre 2016, quindi dieci giorni fa, formale richiesta a mezzo PEC al sindaco e al dirigente dell'ufficio tecnico di tempestiva informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e alla data di consegna alla nuova istituzione scolastica dell'edificio scolastico Lucarelli, debitamente ristrutturato ed agibile, insieme alla necessaria documentazione obbligatoria relativa alla messa in sicurezza dello stabile. Non avendo ricevuto sinora in risposta alcuna formale comunicazione da parte dell'amministrazione comunale, dovendo comunque organizzare eh, l'avvio la dell'anno scolastico per la data prevista, il pensiero... Il pensiero, il pensiero scolastico del, del cittadino, questo cittadino insieme agli altri genitori non dormono per questo pensiero scolastico e anche la dirigente scrive e quindi dice dovendo comunque organizzare l'avvio dell'anno scolastico per la data prevista garantendo la sicurezza di tutto il personale scolastico nonché degli alunni delle 12 classi delle scuole di primo grado decreta per tutte le classi di scuola secondaria di primo grado del plesso Lucarelli le lezioni inizieranno giovedì 15 settembre presso il plesso di scuola primaria Aldomoro sito in Acquia delle Fonti via Monsignor Laira numero 93 con il seguente orario provvisorio dalle ore 14.30 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì fino a nuova comunicazione. Il resto non ve lo leggo perché il tempo è oro e non ne abbiamo molto a disposizione e dobbiamo purtroppo parlare di rifiuti. Eh, non è che noi non dobbiamo parlare di rifiuti oggi. Eh, anche se imbrogliamo le carte, dobbiamo parlare di rifiuti perché ci sono i furbetti, secondo alcuni, ci sono i furbetti, cioè alla fine scopriamo quanto tempo ho già. Scopriamo alla fine che ci sono i furbetti e che la colpa, la problematica altri 5 minuti, vi rubo altri cinque minuti, che la problematica dei rifiuti ad acqua viva è dovuta ai furbetti, al furbetto Gino, al furbetto Francesco, al furbetto Ilaria, furbetta Ilaria, al furbetto Giovanni, cioè la coppa è dei furbetti. Eh sì, però, eh, scusatemi, i furbetti possono stare dappertutto. Non solo Gino furbetto, ma ci può essere anche Luca. Cioè, Se furbetto Gino Maiulli può essere anche Luca di Napoli furbetto. Eh, se i cittadini a sono furbetti, chiunque ha la cittadinanza a Coivese potrebbe essere furbetto. Ma il problema qual è? Solo i cittadini sono furbetti. O sono furme, furbetti anche alcuni tra le imprese, tra i politici. Ma il problema è dei furbetti o della classe politica che amministra una città senza averne le competenze. E ormai ne sono convinto e molti se ne con... non hanno ancora più bisogno, non avevano nemmeno bisogno del comizio di ieri, dell'incontro con i cittadini di ieri per avere la certezza che questa amministrazione è incompetente, almeno nel tema rifiuti perché ne hanno sparate ieri di così grosse che per non intervenire, per non interromperli, per non fargli notare che non conoscono nemmeno quanto hanno approvato, ce n'è voluto di forte coraggio. E certo, perché bisogna essere coraggiosi in quel caso. E allora, la raccolta differenziata porterà maggior giovamento all'azienda e a tutti coloro i quali lavorano i rifiuti. È naturale, molti avvisi sono sbagliati. E chi ha sbagliato, amici? Ha sbagliato l'azienda? Ha sbagliato l'ufficio dei tributi? Non certo i furbetti dei cittadini, assessore di Napoli, sindaco, assessore Bruno. Hanno sbagliato, Angioletto, hanno sbagliato i furbetti cittadini o chi ha scritto quelle cartelle? Chi ha approvato il regolamento dell'Atari? O i cittadini, chi sono sti furbetti, questi incompetenti che hanno sbagliato, che con la furbizia pensano di aver mascherato gli errori, l'incompetenza, la mancanza di voglia di studiare le norme che disciplinano l'ambiente e l'ecologia? Chi sono sti soggetti, i furbetti dei cittadini? Non pensiamo, i furbetti dei cittadini non eravamo nella sala consigliare quando il 29 aprile avete riportato in aula il regolamento della TARI e non avete sentito la necessità, la sensibilità, l'opportunità di inserire modifiche che potessero correggere quella porcheria di regolamento che avevate già approvato in precedenza. Una porcheria di regolamento, perché quando il regolamento non è adeguato alla comunità che si sta amministrando e non rileva i bisogni della comunità, dei cittadini, con un serio monitoraggio, si chiama porcheria. E io che sono furbetto lo so, e visto che sono furbetto utilizzo il mezzo televisivo per raggiungere gli altri furbetti che stanno a casa. E eh sì, ognuno utilizza la furbizia come meglio gli aggrada e io la voglio utilizzare in questa maniera, grazie agli amici furbetti che mi ascoltano da casa. Ma gli amici furbetti, noi cittadini, riceviamo le cartelle, sono tre del nucleo familiare e ce ne sono scritti cinque, noi siamo furbetti e quelli sono ciucci, e eh sì. Noi rimaniamo furbetti, preferiamo essere furbetti, non ciucci, perché quelli che hanno scritto ciucci, 5 sono ciucci. Ha sbagliato il computer, hanno sbagliato loro, non ce ne frega niente, hanno sbagliato, sono ciucci. Allora noi definiremo tutti quegli errori fatti, ciucciaggine, e tutti coloro i quali hanno commesso gli errori ciucci e non si offendessero. Definiamo con ciucci questa, queste persone, così non si offende nessuno. In tre anni... Questi signori che ci amministrano non sono stati capaci di alzare il livello della percentuale di migliorare la raccolta differenziata, perché se avessero migliorato la raccolta differenziata oggi quelle cartelle non sarebbero state così alte per tutti i cittadini, anche per i furbetti. Tutti quanti, furbetti e meno furbetti, avrebbero pagato meno se in tre anni questa amministrazione comunale fosse stata capace di migliorare la percentuale della raccolta differenziata. Noi rimaniamo furbetti e andiamo a pagare un sacco di soldi per il trasferimento in discarica. A causa di tanti rifiuti a causa del basso livello della bassa percentuale di raccolta differenziata rimaniamo furbetti e questi signori che in tre anni non sono stati capaci di convincerci sulla bontà della raccolta differenziata e invitarci a fare una migliore raccolta differenziata restano ciucci perché hanno sbagliato abbiate pazienza Se è stato scritto un bando, così come è stato proposto, per selezionare l'azienda e si dice ancora ieri sera in piazza che l'azienda sta operando secondo quel bando, noi diciamo che noi restiamo furbetti e chi ha predisposto quel bando è Ciuccio, perché quel bando non riflette quelle che sono le esigenze della città. Quindi sarebbe meglio forse dire in piazza che quel bando non lo si sta applicando. Invece si continua a dire che il bando è fatto bene e che l'azienda sta operando bene e allora noi restiamo furbetti e chi dice questo è Ciuccio. Abbiamo detto Ciuccio che cosa significa? Se l'assessore Bruno e l'assessore Di Napoli non sono stati capaci in tre anni di sapere dai loro tabulati che hanno, perché loro sono i padroni del comune, dei computer, di tutti i nomi e cognomi, vanno lì, scrivono tizio e caio e sanno vita e morte e miracoli di quel tizio e caio grazie all'anagrafe. E sono stati lì in quegli uffici anche quando non erano più assessori perché la delega gli era stata ritirata, o meglio erano state presentate le dimissioni, eppure si era ancora in quegli uffici tributi. Speriamo che nessuno non si permetta di dire che non è così, perché non vorrei mandare in onda interviste in cui c'è gente che con i suoi occhi ha visto queste persone negli uffici ad utilizzare i computer, seppure in quell'occasione non avessero né titolo, forse le competenze, ma ci sta dimostrando di non averle oggigiorno. Ma come hanno coinvolto? E concludiamo, perché il tempo è tiranno, come hanno coinvolto le parti sociali? Il coordinamento cittadino delle parti sociali due anni fa le ha detto che batosta di tasse ci giungerà sulle spalle. Sindaco, Assessore, Amministrazione Comunale, Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, riceveremo la batosta. Ci sono i parametri così, e c'è questa situazione, questo e quell'altro. Cerchiamo di incontrarci, di trovare una soluzione, perché così come voi volete operare e avete scritto nel regolamento IUC, parliamo se non sbaglio del 2014. Ci arriverà una batosta tra capo e collo. No, non è così, state dicendo delle fesserie, è falso ciò che dite, che ne sapete voi, siamo noi che amministriamo, noi conosciamo gli atti, noi conosciamo i tabulati e noi conosciamo. E voi conoscete, voi sapete, i cittadini sono furbetti, voi avete il sapere, la cognizione dello Stato di fatto, avete i dirigenti a volle vostre dipendenze, avendo la rappresentanza legale dell'ente, e non siete capaci di fare una previsione? Com'è? Non siete stati capaci di spingere il tasto sul computer e di vedere i barbieri quanto avrebbero pagato, quanto avrebbero pagato la zona industriale, quanto avrebbe pagato... Chi vende auto? Quanto avrebbe pagato un meccanico? Non siete stati capaci di fare una previsione, una verifica, prima di mandare le cartelle, prima di decidere i parametri e soprattutto non dovete dire le cose false, perché lo Stato vi ha individuato le soglie, i range minimo e massimo per le attività e voi avete deciso se applicare il minimo o il massimo, e vi dirò di più, amici, cari, come me, furbetti, che ascoltate questo programma, sono stati così bravi e ciucci da sbagliare anche i numeri, e allora dove il range per esempio era minimo 5, massimo 10, hanno scritto 11, siete ciucci, perché se si è scritto 10 il massimo, e lo Stato, sì è vero, vi ha detto da 5 a 10, e avete applicato 11, siete ciucci, e costringete quella persona che ha ricevuto la cartella a pagare per la vostra ciucciaggine. E allora, in conclusione, prima di lasciarvi alle interviste, cosa si fa? quando ci si rende conto di aver sbagliato molte cartelle, che il regolamento va modificato, che bisogna venire incontro alle famiglie numerose che evidentemente non hanno i soldi per pagare quelle cartelle, che un'azienda che ha un fatturato di 1000 euro all'anno perché sta pensando di chiudere, che forse deve licenziare le persone e voi le avete applicato da 4000 a 10.000 euro da pagare, non so quanto di aumento, che cosa si fa? si ritorna in consiglio comunale, si strappa tutto quello che è stato fatto e per venire incontro alla città si fanno delle modifiche. Si ha il coraggio di ritornare sui propri passi e di fare quelle modifiche, quelle variazioni secondo quanto prevede la legge, ma si deve avere il coraggio e rispettare le persone che ieri in piazza vi hanno detto io non posso pagare questa cifra perché ho già il mutuo per aver messo su l'attività e voi mi costringete a pagare 750 euro ogni due mesi per un totale di 3.000 euro all'anno per l'aria all'aperto che ho solamente perché avete previsto un aumento rispetto all'anno scorso di tanto, e gli si dice, come facevamo a saperlo che avresti dovuto pagare 3.000 euro rispetto all'anno scorso se non ti mandavamo la cartella? Signori amici miei furbetti, insieme a me furbetto pure io, ma sulla nostra pelle, sulla pelle dei furbetti, si amministra la città di Acquaviva delle Fonti, o con l'ingegno, la politica, con la competenza. E allora andate a casa, assessori incompetenti, e lasciate spazio a chi ha i titoli e ha la possibilità, anche se furbo, di far valere le ragioni delle norme, del territorio e delle esigenze della comunità che si sta amministrando, che vi sta pagando l'indennità assessorile. Grazie, vi lascio alle interviste al Movimento 5 Stelle.